Aree interne, Nicolai, 900 milioni di euro per una Toscana più coesa. Grazie all'iniziativa della Commissione, il 30% delle risorse comunitarie 2023-2027 sarà riservato ai 199 comuni delle aree interne. Eventi, Medioevo nel Borgo, dove il passato ritorna presente. Appuntamento a Rocca Tederighi il secondo fine settimana di agosto per toccare con mano il XIV secolo. Turismo, le bellezze dell'arcipelago toscano nella rivista Enjoy Elba, presentato in sala Gonfalone il nuovo numero della pubblicazione. La Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta da Marco Nicolai del PD, ha ottenuto il rinnovo di metà mandato. I numeri e i risultati della Commissione sono stati presentati lo scorso 2 agosto a Palazzo del Pegaso. I numeri definiscono lo sforzo prodotto. I risultati sono arrivati, se si considera in particolare, che la Giunta regionale ha recepito un atto di indirizzo della Commissione, una risoluzione con la quale si impegna la Regione a riservare il 30% dei fondi della nuova programmazione comunitaria 2023-2027 alle aree interne. Si tratta di un potenziale di circa 900 milioni destinato a enti locali e attività produttive dei cosiddetti comuni interni, ovvero quelli ricompresi nella mappatura nazionale delle aree interne, con premialità e bandi dedicati. Parliamo di 199 comuni della Toscana. Sentiamo le parole di Marco Nicolai. Per la prima volta in un consiglio regionale è stata istituita una commissione appositamente dedicata a questi territori. In questi anni abbiamo lavorato affinché prima di tutto passasse l'idea che questi sono solo luoghi da cartolina oppure dove ci si passano le vacanze. Sì, ci sono i borghi, ci sono paesaggi straordinari, una qualità della vita importantissima. Allo stesso tempo noi però vogliamo che siano luoghi che, come già avviene, siano considerati non un problema ma una risorsa per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio. Ecco perché abbiamo lavorato per mettere in campo una serie di risorse per lo sviluppo delle imprese e dei territori in senso lato, in particolare con la riserva del 30% sui fondi dell'Unione Europea. Di qui al 2027 900 milioni di euro verranno erogati dalla Regione nel sostegno agli investimenti da parte dei comuni e delle imprese che operano in questi territori, con premialità e bandi dedicati. Così come la questione della legge sui custodi della montagna ci ha permesso di sostenere 400 imprese che operano in questi territori e vogliamo continuare in questa scelta. Allo stesso tempo abbiamo ampliato il numero delle aree dove saranno messe in campo le azioni della strategia nazionale delle aree interne, da 3 siamo passati a 6 e quindi anche in questo caso metteremo in campo una riserva di 100 milioni di euro per progetti che nascono dal territorio. È arrivato il momento di una nuova fase per questi territori che dopo la pandemia hanno dimostrato il valore strategico per tutta la comunità toscana e per tutto il nostro paese. Noi continueremo la nostra azione avendo ben chiaro questo obiettivo. Nel rinnovo di metà mandato, la vicepresidenza riservata all'opposizione è passata a Massimiliano Baldini della Lega, in luogo di Luciana Bartolini della Lega, che ha ricoperto l'incarico nella prima metà del mandato e che è comunque rimasta nella commissione. Sentiamo le parole di Massimiliano Baldini. Io mi trovo nella particolarissima condizione di essere entrato in commissione aree interne e addirittura di ricoprire il ruolo di vicepresidente dalla metà mandato in avanti. Però nonostante questo posso affermare che ho seguito in questi mesi anche la Commissione Aree Interne, che ritengo un punto di riferimento importante su un tema assolutamente strategico, per far sì che tutte le aree della Toscana, anche quelle più difficilmente raggiungibili, abbiano pari opportunità. E mi sembra che il lavoro che è stato svolto in particolar modo da Luciana Bartolini,
ma anche dall'intero gruppo, a partire dal Presidente, con il quale sicuramente collaborerò con piacere e coordinamento, sia un lavoro fatto davvero bene. In quest'ottica ritengo particolarmente importante sfruttare la Commissione Aree Interne anche sotto il profilo culturale, perché la Toscana diffusa, il concetto di Toscana diffusa, a maggior ragione negli ambiti dei luoghi, dei comuni, dei borghi più difficilmente raggiungibili, spesso individuano una serie di tesori culturali che vanno valorizzati al meglio. In questa direzione, sicuramente anche come responsabile cultura della Lega in Toscana, darò il mio massimo contributo. Della commissione fanno ora parte anche Donatella Spadi, vicepresidente segretario, Cristiano Benucci del PD, Vincenzo Ceccarelli del PD, Vittorio Fantozzi, Fratelli d'Italia, Mario Puppa del PD, Elena Rosignoli del PD ed Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia. Sentiamo le parole di Donatella Spadi. La Commissione Aree Interne è una realtà concreta che è arrivata ormai appunto a metà mandato e che, diciamo, ha fatto passi avanti per far cercare di aiutare nello sviluppo queste aree. Ci siamo interfacciati con i vari assessori, abbiamo cercato anche tramite molte audizioni di capire quelli che sono i problemi, problemi di infrastrutture, problemi di sanità, perché spesso in queste aree mancano i servizi. E sono aree che, tra l'altro, voglio dire, danno anche un grosso contributo anche alle aree più vicine. Faccio un esempio: ci siamo interessati per esempio di un'indennità per i comuni sorgivi, che poi sono quei comuni delle aree interne ma che danno acqua in qualche modo a tutti. Abbiamo fatto proposte di risoluzione, già alcune vi sono state dette, e come aree interne ci siamo interessate anche di quelle aree interne particolari che sono appunto le isole del nostro arcipelago toscano, che vivono, diciamo, un essere geograficamente separate dal resto della Toscana. Questo corrisponde a quello che è stato il nostro mandato di una Toscana più coesa, e credo che comunque ci siano dei valori all'interno di queste aree interne, e sto pensando al valore della comunità che spesso in queste aree diciamo ancora esiste, ed è un messaggio che dobbiamo prendere e portare con noi per migliorare quelli che sono i rapporti proprio tra le persone. Infine il commento del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La Commissione Aree Interne è una delle novità più significative di questa legislatura. È un lavoro importante, portato avanti dal Presidente Niccolai, portato avanti da tutti i membri della Commissione. Un lavoro fatto di ascolto, di presenza sul territorio e di risultati concreti, perché in questi anni, 2 anni di lavoro, i risultati sono stati tanti, le risorse destinate alle aree interne sono state significative e importanti, e non nascono mai a caso. Sono frutto di un lavoro serio, paziente, di tessitura, e un lavoro importante che rende la Toscana più vicina, più unita. Lo dico anche ricordando il lavoro che io nella precedente legislatura feci per la Commissione Costa. Alzare la questione, l'attenzione sulla necessità di recuperare il divario che esiste tra le aree interne, le aree costiere o le aree più marginali, le aree interne e quelle insulari, è uno dei compiti che noi dobbiamo portare avanti, perché poi l'obiettivo alla fine deve essere sempre uno: una persona che nasce in uno dei territori più svantaggiati o più lontani dal centro della Toscana deve avere gli stessi diritti di chi nasce nel comune capoluogo. Oggi non è ancora così, ma non è qui in Toscana come non è in nessun'altra regione del nostro paese, e lo sforzo che stiamo facendo, grazie al grande lavoro del Presidente Niccolai e della Commissione, va esattamente in questa direzione. Per fare un salto nel 1300 non resta che aspettare il secondo fine settimana di agosto per 3 giorni nel castello di Rocca Tederighi, nel comune di Roccastrada, dove vivere appieno medioevo nel borgo.
Un evento ideato e organizzato per la prima volta nel 1992 quasi per gioco, ma che anno dopo anno è riuscito letteralmente ad esplodere, riportando indietro le lancette del tempo fino al 1300, in un mix vincente tra storia, leggende, giochi e gastronomia. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso con il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Siamo davvero onorati di poter ospitare questo evento bello, importante, un evento che vede davvero migliaia e migliaia di visitatori venire a conoscere uno dei borghi, dei luoghi più belli della nostra regione. La Toscana è fatta di tante iniziative che ne raccontano la sua storia, i suoi valori, la sua identità, e sapere che queste iniziative, e in questo caso in particolare ci riporta nel 1300, vede tanti turisti, tanti cittadini venire a conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, ma anche la bellezza di un borgo come quello di Rocca Tederighi, mi dà il senso davvero dell'idea di una ripartenza che c'è stata e che noi viviamo con l'auspicio che possa continuare sempre così, anzi queste iniziative possano attirare ancora più turisti nei nostri territori. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Donatella Spadi e Leonardo Marras, rispettivamente consigliera regionale e assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana. Credo che sia giusto, d'altra parte un borgo come quello di Rocca Tederighi in una splendida posizione, penso che meriti appunto questa cornice di tipo regionale e anche oltre. Tra parentesi voglio dire che ci sono tantissime cose all'interno di questa manifestazione, e visto che abbiamo parlato, sicuramente ho sentito parlavate di figuranti eccetera, ma vorrei dire che è anche una splendida occasione per quelli che sono degli artisti di strada, che di solito ci rallegrano, e questo fa rivivere in qualche modo i castelli della loro vita, serve anche per fare un tuffo nel passato, e credo che un paese come quello di Rocca Tederighi poi con la Proloco si ritrovi a fare comunità, è anche un modo per far conoscere ai più giovani quello che è stato il passato della nostra terra. Beh, allora torna il Maglione del Borgo, 250 figuranti, 10.000 sono le persone che di solito frequentano la manifestazione, quindi tutto il paese è a servizio degli ospiti, ed è anche un evento, oltre che di grande tradizione, è un attrattore turistico per tutta un'area, quindi siamo davvero lieti di poterlo riabbracciare. Io fra l'altro ho anche dei ricordi particolari, essendo stato un figurante una volta, e quindi con affetto e questo ricordo pieno di bellezza, è un modo per invitare tutti quanti a tornare a Rocca Tederighi ad agosto, i primi di agosto, il 4, 5 e 6. Ad entrare ancora di più nel vivo del Medioevo nel borgo sono stati Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della provincia di Grosseto, e Giulio Galdi, presidente della Proloco di Rocca Tederighi. Il Medioevo nel borgo torna a Rocca Tederighi il 4, 5 e 6 agosto e animerà questo nostro splendido borgo in questo fine settimana, con tante novità. La prima novità riguarda proprio la location, lo scenario, che è stato recentemente riqualificato. Domenica scorsa come amministrazione abbiamo inaugurato Via della Torre, che è la via centrale del borgo di Rocca Tederighi, anche il cuore nevralgico del Medioevo nel borgo. Il nostro territorio è animato da tante iniziative nel corso di questa estate, e il Medioevo nel borgo rappresenta sicuramente l'evento clou, e soprattutto grazie alla Proloco e a tanti volontari che riescono a portare indietro le lancette dell'orologio al Medioevo grazie a una spiccata attenzione e alla cura dei dettagli. Dopo alcuni anni di fermo torniamo, speriamo alla grande, in questa manifestazione, cercando di mantenere il vecchio format, perché era un format funzionante, ma introducendo alcuni elementi che si spera portino migliorie.
presentata all'edizione 2023 di Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, la rivista che racconta l'arcipelago toscano, svelandone gli angoli più nascosti, sfogliando i libri e gli archivi della storia, guardando al microscopio la sua bio e geodiversità. Una vetrina per far conoscere le eccellenze delle perle del Tirreno e i loro tesori culturali e ambientali, puntando a un turismo consapevole che si prenda cura del territorio insieme ai suoi abitanti. Presentiamo la rivista Enjoy Elba, ha detto Marco Landi, portavoce delle opposizioni, ed è un grande onore fare promozione del nostro territorio, in particolare dell'Elba e dell'arcipelago toscano. Oggi presentiamo la rivista Enjoy Elba, è un grande onore e un grande piacere fare promozione del nostro territorio meraviglioso della Toscana, in particolare in questo caso dell'isola d'Elba e dell'arcipelago toscano. Un grazie particolare alla direttrice della rivista, Patrizia Lupi, e lo facciamo insieme a Toscana Promozione, al direttore Tapinassi, perché crediamo che la promozione del nostro territorio e delle isole della Toscana rappresenti un momento importante. Siamo nel piano della stagione turistica, ma dobbiamo già pensare al prossimo anno, ai prossimi anni. Il turismo deve essere programmato, dobbiamo sempre lavorare affinché da un lato la storia, la cultura, le nostre radici vengano rappresentate al meglio, e questa rivista Enjoy Elba sicuramente lo fa, non solo per la promozione del territorio ma anche per capire dove vogliamo andare e cosa dobbiamo fare dal punto di vista turistico per migliorarci e per garantire sempre un turismo di qualità, un turismo che si sposa con le bellezze non solo dell'isola d'Elba e delle altre isole dell'arcipelago toscano, Capraia, Giglio, Giannutri, Pianosa, dove chiaramente il mare la fa da padrona, ma dove anche si possono riscoprire percorsi interessanti di mountain bike piuttosto che di trekking, e abbiamo anche un'unione che è quella dello sport in tanti ambiti, ma anche quello della cultura con i nostri musei napoleonici, e questo ci deve far appunto pensare a quello che, su cui dobbiamo lavorare per investire su un turismo programmato per un futuro sempre migliore di una ricettività e di una accoglienza che la Toscana chiaramente merita e sulla quale dobbiamo primeggiare in maniera assoluta. Sentiamo adesso le parole di Patrizia Lupi, che è la direttrice della rivista. Ormai la rivista esce da 6 anni, è nata un po' per caso dalla volontà di alcune persone che avevano voglia di raccontare la propria esperienza, le proprie isole e soprattutto la propria comunità. Oggi al 6° anno di vita abbiamo creato intorno alla redazione una comunità di persone, di collaboratori che lavorano su questo progetto, condividendone soprattutto l'obiettivo. Noi vogliamo non tanto descrivere l'Elba, che è conosciuta dalla maggior parte delle persone per la sua bellezza, le sue spiagge, ovviamente anche quello, ma vogliamo raccontare anche l'anima dell'isola d'Elba e raccontarla in ogni stagione, perché noi crediamo che il sapore dell'isola si senta soprattutto in primavera, in autunno, in inverno, quando l'isola ritorna alla sua vocazione naturale, che è quella proprio appunto legata alla bellezza, alla storia ricchissima, al suo paesaggio, alla sua biodiversità, alla sua geodiversità, insomma alla sua unicità. E questo vale anche per le altre isole dell'arcipelago, sono davvero 7 perle del Tirreno. Cerchiamo sulle nostre pagine di farlo con la collaborazione di tanti amici, di tanti autori. Quasi tutti lavoriamo a titolo gratuito da buoni volontari, proprio per cercare di dare questo senso di comunità, riscoprendo le nostre tradizioni, le nostre radici e soprattutto anche gli angoli più nascosti da scoprire dell'isola, che è anche quella degli interni. Lo facciamo come possiamo, una volta l'anno, sperando anche di migliorare le nostre performance. Comunque abbiamo anche una pagina nostra, un sito nostro, e lavoriamo anche ovviamente sui social, dove raccogliamo tante adesioni, insomma tante
tante persone che comunque vogliono attraverso le nostre pagine scoprire appunto gli angoli più nascosti delle isole dell'arcipelago. Una rivista molto importante che riesce a narrare l'arcipelago toscano in modo inedito, secondo il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi. Assolutamente, fa parte, diciamo, di una riflessione ampia di rafforzamento di tutto quello che sono i rapporti con la narrazione di questa destinazione, che viene percepita dall'esterno anche per la sua straordinaria ricchezza e varietà di paesaggi, di opportunità, di esperienze turistiche. Questo racconto, che vede in Egeo Emba una tassella di un mosaico molto ampio, diventa determinante per convincere le persone nella fase di ispirazione di viaggio, nella fase di inspiration, a conoscere. E anche durante il viaggio la straordinaria opportunità di questi strumenti è quello di raccontare le tante cose che si possono fare in un territorio e che spesso producono un effetto wow, un effetto sorpresa continuo, perché la meraviglia della Toscana e del suo arcipelago in questo caso comportano queste reazioni, una scoperta continua di cose nuove, straordinarie, bellissime e quindi un rafforzamento di questa brand identity così importante che associa sempre alla parola toscana la parola bellezza. Un magazine straordinario, lo ha definito l'editore e presidente di SimTour, Federico Massimo Ceschin. Siamo qui oggi per presentare la rivista Enjoy Elba, che è per noi un magazine straordinario perché coniuga quella che è la visione di SimTour legata, diciamo, allo sviluppo sostenibile, quindi da un lato un ottimo strumento per indicare la necessità di sistemi alimentari che guardino alla transizione da un lato ecologica, dall'altra digitale, che è necessaria entro il 2030, e se non ce la faremo per il 2030 chi potrà continuare fino al 2050 per arrivare alla neutralità, dall'altra perché siamo portatori di una visione che vuole il turismo rurale come terzo pilastro del turismo italiano. L'Italia è una realtà che è stata per tutta la sua storia prima destinazione di turismo al mondo, oggi non lo è più, continua a perdere competitività e questo dal nostro punto di vista è determinato dal fatto che lavora con due soli prodotti turistici, balneare e città d'arte. Cioè è tempo di renderci conto che dobbiamo fare un salto di qualità, uscire dalla visione novecentesca del turismo di massa e immaginare di accompagnare i territori, e questo vuol fare anche Enjoy Elba e questo vuole fare SimTour, accompagnare i territori verso un'evoluzione, verso la domanda internazionale che va in direzione dell'esperienza, va in direzione di un rinnovato rapporto tra visitatori e comunità locali. Un bellissimo biglietto da visita per l'isola d'Elba, ha aggiunto il viticoltore elbano Antonio Arrighi. È un bellissimo biglietto da visita che racchiude le eccellenze della nostra isola, sia per quello che riguarda la gastronomia, l'enologia, ma anche altre attività, tutto quello che può offrire l'Elba. Quindi ben composta, bellissime foto, è una rivista che è un bellissimo fiore all'occhiello della nostra isola.